porto i saluti da parte del magnifico rettore che si congratula per questa bella iniziativa e naturalmente di tutta la comunità accademica udinese che si sta dimostrando molto interessata, molto attiva nell'ambito delle tematiche che vengono sviluppate all'interno del gruppo Active Aging e di cui oggi potremo valutare e vedere insomma un esempio concreto di queste attività multidisciplinari. Non rubo altro tempo, faccio i miei auguri per il prosieguo del pomeriggio e lascio la parola alla dottoressa Rosolini, immagino. Nell'ambito sì, c'è lo spazio dello sponsor assieme al quale abbiamo organizzato questi eventi e grazie al quale al sostegno finanziario ha luogo il direttore regionale dell'INAIL, Fabio Rosario Lofaro. Grazie, buonasera. Per ragioni d'ufficio la dottoressa, l'assessore Rosolin volesse parlare per prima, cedo volentieri la parola, non, io vi faccio perdere solo un minuto. Dica lei. Direttore, faccia senza nessun problema. Grazie. Essere brevi, l'ho fatto apposta così non la fate aspettare, i saluti saranno con brevissimo perché l'importante per me era essere presente in questa occasione per ascoltare le relazioni programmate che assicuro seguirò fino al loro termine. L'INAIL sapete che ha sostenuto e sostiene con convinzione questo progetto promosso all'Università di Udine, sia per la particolare attualità del tema dell'invecchiamento attivo della popolazione lavorativa e inoltre per la perfetta aderenza alla mission dell'Istituto. Sappiamo che il ruolo dell'essere umano all'interno del nuovo processo di industrializzazione è un argomento cruciale, che questo processo di automazione, digitalizzazione, connessione ha comportato un cambio totale di paradigmi tecnologici e culturali e che comunque l'impegno di tutti deve essere quello di concentrarsi sulla tutela del lavoro dell'uomo. Uomo che a mio parere rimane l'attore principale e indispensabile dell'industria 4.0. Appare chiaro che questa affermazione deve fare conti con il tema di oggi, ovvero con le problematiche che derivano dal rapporto fra gli anziani e un mondo in continua evoluzione tecnologica, il che ci riporta alla complessa tematica dell'invecchiamento attivo dei lavoratori, tematica che è stata già al centro di una campagna, bisogna dirlo, di divulgazione lanciata dall'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro di Bilbao, della quale l'INAIL è focal point e che quindi per la quale l'INAIL ha collaborato, ma è una tematica che merita comunque di essere messa sempre e comunque in primo piano e approfondita grazie a importanti iniziative come questa. Dunque, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del convegno e gli autorevoli relatori che lo renderanno certamente interessante, auguro a tutti un buon lavoro e soprattutto una proficua partecipazione. Grazie. Ringrazio il dottor Lofaro e l'INAIL. Adesso veramente ho il grandissimo piacere di passare la parola per i saluti all'assessore lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della regione Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolin. Eccoci, buongiorno a tutti, anch'io ci tenevo ad esserci a questo incontro e non tanto per portare i formali saluti dell'amministrazione regionale né per tratteggiare quelle che sono le azioni che assieme all'università, assieme ai comuni, molte volte assieme all'INAIL svolgiamo in questo campo, ma intanto per ricordare a tutti che grazie a un lavoro di squadra
L'anno prossimo avrà sede proprio a Trieste il forum internazionale sull'invecchiamento e benessere, e questo è un dato importante legato sicuramente alle peculiarità di questa città, ma in realtà legato a un grande progetto che è nato con la norma che ha immaginato tutte le nuove frontiere multidisciplinari, esattamente come è stato detto dal professor Telli in apertura, che abbiamo davanti. Sono sfide che trasversali, che devono essere, avere la capacità di unire da un lato tutto il percorso di innovazione tecnologica con quello che è un tema a me molto più caro, che è quello legato all'innovazione sociale e alla creazione di nuovi modelli che superino il modello secondo il quale quando si diventa anziani si inizia una nostra fase crepuscolare. La regione sta lavorando su molti di questi aspetti e lo sta facendo anche grazie ai soggetti che ho elencato, a partire dalla scuola. Lo facciamo sull'istruzione rispetto al tema della sicurezza sul lavoro. Lo facciamo sulla formazione rispetto a un tema. Il microfono, attenzione, non si sente più e si è chiuso il microfono. Ecco, si è chiuso, adesso mi sentite? Sì. Da dove mi avete persa? Pochissimi secondi. Va bene, no, scusate, sono col telefonino. Dicevo, dal tema dell'istruzione che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro portata già all'interno delle scuole, a quella della formazione, quindi sulla parte dell'apprendimento permanente, a quello sicuramente dei passaggio generazionale anche in una fase economica come quella che stiamo vivendo, dove tutto quanto si connette sicuramente all'industria 4.0, al trasferimento tecnologico, all'innovazione. Su tutto questo credo che il ruolo attivo si intersechi sia col trasferimento, in questo caso sì, di competenze personali umane che i lavoratori nel corso della loro vita hanno acquisito, ma anche con un sistema diverso che noi con la legge 18 che abbiamo appena approvato vorremmo incentivare, che è quella del welfare aziendale, dove non a caso non parliamo più di problemi legati all'aiuto e al sostentamento dei figli, ma pensiamo a tutto il corso della vita di un lavoratore, alla responsabilità sociale d'impresa rispetto ai lavoratori e a questo trasferimento di cui parlavo prima, dalle persone più anziane, perché anche questo può avvenire, alle persone più giovani. È ovvio che tutto questo rientra un ambito molto complesso che però la politica ha il dovere di rendere prospettiva per i nostri cittadini. Credo che la politica abbia il dovere di guidare o di accompagnare tutta una serie di scelte e abbia il dovere di accompagnare e di guidare tutte quelle che sono le necessità di una società che tristemente o fortunatamente diventa sempre più vecchia, in cui il declino demografico e l'innalzamento dell'età delle persone sono la stessa faccia più o meno della stessa medaglia, nel senso che davanti a culle vuote e a una popolazione che ha la possibilità di vivere nel miglior modo possibile lungo tutto per molti anni, si presentano davanti altre necessità a cui dobbiamo imparare a far fronte. La risposta, a mio avviso, rimane sempre il tema fondamentale che si collega a tutto, che è sicuramente il tema lavoro ed è sicuramente il tema dello stato sociale che dobbiamo garantire in tutte queste fasi. Ed è per questo che credo che i lavori di questo webinar, ma sicuramente tutto il percorso che assieme all'Università di Udine, ma che tanti soggetti sul territorio stanno facendo, riusciremo a mettere insieme davvero quei dati importanti per andare a intervenire sul futuro della nostra regione. Buon lavoro a tutti e grazie per la vostra partecipazione, non tanto a questo incontro quanto alla creazione di queste buone pratiche. Io la ringrazio e colgo anche l'occasione per sottolineare che
ci sono, lei sta parlando a due gruppi di lavoro, il nostro e quello di Gianluca Tell, che interverranno proprio ad Activage Hell Forum 2021 dal 10 al 12 maggio con due progetti. Io mi sono già permesso all'interno, sappia, di chiamarla, quindi ho segnato anche che volevo assolutamente che lei fosse presente, quindi è già stata indicata fra le persone. Grazie, chiamare. Grazie. Quindi è anche il progetto di Tele, Valeria Fili, è stato, diciamo, promosso e approvato, quindi siamo qui, è proprio la conferma, e che siamo qui col territorio è la conferma anche della presenza dell'assessore all'università del comune di Gorizia, e nello specifico assessore all'università benessere animali, decentramento e tutela delle identità storico-territoriali, la dottoressa Chiara Gatta. Ci senti, Chiara? Buongiorno a tutti. Ci sarò solo con l'audio, purtroppo ho dei problemi con la webcam, ringrazio anch'io, è sempre un piacere partecipare ai vostri importantissimi e anche interessanti incontri. Dunque, sappiamo appunto che la nostra è una società che invecchia, anche se pur rispetto a un tempo invecchia meglio, grazie alla ricerca delle cure ha una maggior consapevolezza sugli stili di vita. Una consapevolezza che arriva anche grazie ai nuovi media e l'accesso che sempre più persone hanno. Purtroppo però tra i tanti vantaggi ci sono anche dei limiti. Si pensa ad esempio a chi cerca su internet o sui social le risposte ai propri quesiti sanitari, creando dei pericolosi anche circoli. Per questo trovo anche fondamentale appunto indagare il rapporto tra una delle categorie più esposte, in questo caso appunto gli anziani, ed è altrettanto giusto chiedersi che cosa appunto può fare l'industria digitale o la politica, che prima citava anche la collega Rosaren, e il mondo dell'alta formazione e anche l'università, per favorire un accesso sempre più consapevole ai mezzi tecnologici anche in ambito lavorativo. Io rimarrò con voi anche per una parte del convegno e dopodiché purtroppo, come dicevo, per precedenti impegni dovrò lasciarvi. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a te e a tutti gli ospiti istituzionali che hanno portato i loro saluti. Adesso richiamiamo in scena Gianluca Tell, invece non nel ruolo di delegato per portare i saluti da parte del rettore, ma invece proprio come coordinatore del gruppo Active Aging. Prego Gianluca. Grazie, spero mi sentiate e possiate vedere le slide che ho condiviso per fare il punto con voi e una breve storia di come il gruppo si è creato, di quali sono gli obiettivi e di come si sta muovendo. Questo gruppo multidisciplinare Active Aging dell'Università di Udine è nato su base spontanea, aggregando interessi comuni fra i docenti su una tematica di grande rilevanza, sia per quanto riguarda gli aspetti di ricerca, ma senz'altro per quanto riguarda le ricadute e l'interazione con il territorio e naturalmente anche le nuove prospettive di tipo didattico. E che ha come obiettivo fondamentale quello di promuovere e sviluppare politiche di active aging rivolte al bene comune, incarnando pertanto quelle che sono le basi fondatrici della mission dell'Università di Udine, ossia promuovere appunto attività di ricerca finalizzate ad educazione e trasferimento di conoscenza, favorendo la crescita civile, culturale, economica e sociale del territorio. Quindi un asset che vede l'Università di Udine perfettamente integrata con il territorio in maniera biunivoca, ricevendo stimoli dal territorio e cercando di dare il proprio contributo per la crescita dello stesso. Il gruppo attualmente coinvolge docenti di tutti gli 8 dipartimenti dell'Ateneo, circa un centinaio di docenti, ha definito fra gli ambiti
di attività, quattro macro aree che vedete indicate in questa slide e che sono rispettivamente la ricerca traslazionale, diagnostica clinica ed assistenza, la prevenzione e il benessere, le infrastrutture e le tecnologie e il welfare e le narrazioni, e che di fatto incarnano a 360 gradi quelle che sono le macro tematiche che sono connesse con l'ambito dell'invecchiamento attivo. Fra gli obiettivi principali del gruppo, definiti dal gruppo, sono quelli di identificare degli strumenti per sensibilizzare sul tema dell'invecchiamento attivo nella popolazione, quello di promuovere attività divulgative di disseminazione di conoscenze scientifiche e attraverso un approccio interdisciplinare sviluppare nuove potenzialità con ricaduta in ambito didattico. Naturalmente, tra gli obiettivi del gruppo si sviluppano su quelle che sono le tre colonne portanti del ruolo accademico sul territorio, cioè la didattica, la ricerca e la terza missione, ha naturalmente anche obiettivi di tipo di ricerca, ovvero quello di sviluppare progettualità di ricerca nell'ambito dei progetti regionali. Abbiamo una legge regionale sull'invecchiamento attivo del 2014, ma anche nazionale ed internazionale attraverso la partecipazione a bandi sia nazionali che internazionali, in particolare europei, per sviluppare progetti di ricerca inerenti alle tematiche suddette. E sostanzialmente quello di contribuire attraverso queste modalità a crescere e a costituire una rete operativa di soggetti capaci di incidere nell'ambito della tematica dell'invecchiamento in modo reticolare e sinergico, fornendo possibilmente strumenti e dati scientifici ai decisori politici. Attualmente stiamo sviluppando molto l'interazione non solo a livello locale, ma a livello nazionale ed internazionale, e siamo connessi con i principali centri che studiano l'invecchiamento a vari livelli, in molti casi con strategia di tipo multidisciplinare che vedete qui indicati in questa slide, che sono sia in Europa, in particolare in Danimarca, in Olanda, in Austria, sia negli Stati Uniti, e mi preme sottolineare questa collaborazione che abbiamo già da diversi anni con il National Institute of Aging dell'NIH statunitense. Il gruppo presenta e è organizzato con un comitato scientifico che vedete qui rappresentato e che ringrazio per le attività che continuamente svolge, e in particolare un ringraziamento alla dottoressa Missana, che è sempre estremamente attiva dal punto di vista organizzativo logistico per quanto riguarda le attività del gruppo, e in particolare anche alla professoressa Fili, che è un braccio destro fondamentale nel rendere operative molte idee che vengono abbozzate all'interno del gruppo. Attualmente il gruppo è in fase di interazione diretta con l'esterno, e mi preme anche sottolinearvi che è attivo da un paio di giorni il sito web del gruppo, dove potete consultare le più dettagli più specifici su quanto vi ho detto. Questo è la home page del gruppo, e potete appunto derivare tutta una serie di informazioni più specifiche rispetto a quanto di approfondimento rispetto a quanto vi ho detto, e soprattutto è possibile anche scaricare le presentazioni degli eventi che sono stati svolti e le attività che sono in progress per quanto riguarda le iniziative di vario tipo che il gruppo svolge. Termino ringraziando tutti gli organizzatori, in particolare Nicola, che si è fatto carico dell'organizzazione di questa
bellissimo evento che oggi, a cui oggi partecipiamo, e faccio gli auguri a tutti per un buon lavoro e un proseguo proficuo delle attività sia dei partecipanti sia delle iniziative che il gruppo stesso ha in programma e in procinto di svolgere. Vi ringrazio e buon lavoro a tutti. Grazie Nicola. Grazie a te e anche a tutti coloro che ti hanno preceduti. Siamo perfettamente nei tempi. Prima proprio di passare allora la parola per le relazioni, ricordo i relatori che avranno tra i 15 e i 20 minuti ciascuno, in maniera di lasciare anche un cuscinetto per il dibattito, e chiudere direi intorno alle 17:45, in maniera, se succedesse alle 18, un po' prima, ma per lasciare a tutti gli impegni ormai tantissimi che anche tanti ospiti ci sono, direi di non superare assolutamente le 18. Allora io proprio pochissime, una piccola premessa brevissima che sta veramente in una pagina, ovviamente sono costretto a leggerla come anche organizzatore, non sempre è facile poi concentrarsi anche su eventuali presentazioni. Allora, come presidente e moderatore dell'evento, con la responsabilità dei tempi, nella sintesi necessaria, mi preme solamente sottolineare che un'importante differenza tra questa rivoluzione industriale, la 4.0 e quelle che l'hanno preceduta, è la consapevolezza del periodo storico nello stesso momento in cui lo stiamo vivendo. Questa riflessività, molto sociologica, ci lascia sperare di poter incidere su questo grande cambiamento. E questa l'intenzione di eventi come quello di giovedì, ma poi se uno va a studiare, va a vedere cosa sta facendo il governo, cosa sta facendo la regione, il privato, il pubblico in questa direzione, capisce proprio che da una consapevolezza nasce una responsabilità e una volontà di cercare di incidere su questo momento storico di cui abbiamo consapevolezza e riflessività. Ma dobbiamo farlo ponendo al centro la persona, attraverso che cosa? La sostenibilità sociale, economica, ambientale e soprattutto nell'ambito dei temi del convegno di oggi, in particolare quella intergenerazionale. Nel caso particolare però ribaltata in senso inverso a quello generalmente attribuito. In questo caso l'attenzione di questo convegno e dell'industria 4.0 non sarà i nativi digitali, ma coloro che non lo sono affatto. Un ambiente altamente tecnologizzato porta infatti con sé grandi diseguaglianze a seconda delle diverse possibilità di accesso e utilizzo delle tecnologie, della concentrazione di proprietà delle stesse e della capacità degli stati di regolamentarle nell'interesse di tutti i cittadini. Anche nel nostro caso dovremmo quindi pensare a quello che è il capability approach, diciamo capacitazione di Amartya Sen, per il quale non è possibile scindere la questione economica da quella sociale e quindi propone di parlare di uguaglianza di capabilities e libertà, quindi uguaglianza di capacitazioni e di libertà. Le capacitazioni, un termine forse non troppo felice da sviluppare nel divario possibile nell'industria 4.0, sono anche quelle degli anziani. Le capabilities vengono infatti definite come l'insieme delle risorse materiali e immateriali di cui una persona dispone, delle possibilità che la stessa ha di usufruirne, il pensiero di Sen addirittura nel 1992. E proprio nel riportare al centro le persone, chiudo ringraziando chi ha reso possibile questo webinar, Laboratori Anziani e Industria 4.0, il professor Gianluca Tella, la professoressa Valeria Pi e la dottoressa Alessandra Missana. Io mi sentivo proprio col grandissimo appoggio che ho avuto questo dovere e adesso con grandissimo piacere passo la parola al collega, amico sociologo Simone Carlo, ricercatore di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con l'intervento gli anziani e il loro rapporto con le tecnologie digitali. Prego Simone, a te la parola. Grazie Nicola, grazie a tutti, grazie agli organizzatori, è un piacere essere qui purtroppo a distanza ma con voi. Allora, facciamo vedere la mia presentazione, vediamo se tutto funziona. Si vede? Confermo. Ok, perfetto. Allora, grazie Nicola per la presentazione. Appunto, io sono Simone Carlo, lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore
da diversi anni in università stiamo svolgendo delle ricerche sull'anzianità, in particolare il mio gruppo di ricerca dove lavoro, cioè il Dipartimento di Scienza della Comunicazione dello Spettacolo e OSCOM, che è un centro di ricerca sui media della comunicazione, si sta concentrando sulle tecnologie digitali, quindi internet e smartphone e il loro rapporto con gli anziani, quindi in che modo gli anziani utilizzano o perché non utilizzano queste tecnologie. Dunque, qual è il contesto in cui ci stiamo muovendo e si muovono anche le nostre ricerche? Beh, contesto assai interessante, nel senso per noi non c'è caso migliore dell'Italia, visto che è un paese anziano, è un paese che sta invecchiando. È un paese che ha una alta aspettativa di vita e contemporaneamente un basso indice di fecondità, quindi un paese destinato a continuare a invecchiare, e contemporaneamente è un paese oggettivamente, rispetto ad altri paesi europei, un po' più indietro sulle tecnologie. E quindi ci troviamo ad affrontare lo studio di anziani che sono attualmente non particolarmente digitalizzati, e quindi diciamo il nostro punto di vista è capire per quale motivo appunto questi anziani non sono digitalizzati e in che modo questi anziani, gli anziani digitali, i pochi anziani digitali che ci sono nel nostro paese, stanno utilizzando le tecnologie. L'invecchiamento è un problema, ovviamente. L'invecchiamento è un problema rispetto a tantissimi fattori. Economico, sociale, dal punto di vista per esempio lavorativo, sappiamo benissimo come il problema per esempio dei costi pensionistici stia diventando insostenibile e spesso le tecnologie sono diventate in qualche modo un elemento utilizzato dai policy maker, ma anche dal mondo accademico per cercare di ridurre gli effetti negativi di un invecchiamento così forte del nostro paese, in generale del vecchio continente. Le tecnologie dovrebbero aiutare appunto a aumentare la qualità della vita degli anziani, la salute, l'assistenza, e le policy sia italiane sia europee sottolineano questa opportunità da diversi anni nell'offrire agli anziani come cittadini, consumatori, individui potenzialmente fragili e vulnerabili, delle nuove opportunità. Insomma, invecchiare in salute si dice, invecchiare attivamente, sono diverse le parole chiave che ritornano nelle politiche nazionali e anche internazionali. Sto pubblicando un articolo che proprio ha analizzato quali sono le retoriche, anche i discorsi che sono all'interno delle policy, delle politiche pubbliche, in particolare d'Italia e Gran Bretagna. E la cosa interessante che emerge è appunto il fatto che siamo di fronte a politiche che sottolineano molto spesso sia come dire, i rischi del mancato utilizzo delle tecnologie per gli anziani sulla loro vita personale, pensiamo alla salute, ai deficit sociali, le relazioni, i deficit culturali, ma anche e soprattutto le conseguenze più collettive per la società, come il minor sviluppo economico, di mercato o la mancanza di risparmio per il settore pubblico. Pensiamo a tutto il tema dell'e-health o dell'e-gov. Cioè le ICT sono considerati strumenti utili per ridurre i costi pubblici, grazie all'efficienza dei servizi digitali che potrebbero sostituire i servizi online. E gli anziani dovrebbero essere pronti a sostenere questa rivoluzione digitale della pubblica amministrazione, perché un numero elevato di anziani non utenti digitali è un ostacolo a quelle che soprattutto nelle politiche inglesi si chiama le politiche digital by default, cioè ogni servizio amministrativo nuovo che viene immesso, diciamo, nel mercato, tra virgolette, dovrebbe essere prima pensato per essere erogato in via digitale e poi eventualmente anche erogato offline. La nostra riflessione teorica parte e le nostre ricerche partono da questo, si inseriscono in questo contesto, cioè capire come al di là delle retoriche e dell'utilizzo, diciamo, politico che viene fatto del tema del rapporto fra anziani e tecnologie, poi veramente quali siano i reali usi che gli anziani fanno delle tecnologie, quali sono i reali bisogni, le reali aspettative che gli anziani hanno nell'approccio alle cosiddette information communication technologies, cioè internet, lo smartphone, il computer. Allora, in che contesto ci stiamo muovendo? Dunque, ovviamente la fascia tra i 65 più, 65, 74 e oltre, è la fascia che più velocemente si sta digitalizzando, visto che appunto deve in qualche modo recuperare un po' di ritardi.
Ovviamente in una tipica dinamica di fusione delle tecnologie, le tecnologie non si diffondono equamente, no? E così è vero che gli anziani, per esempio, europei si stanno digitalizzando, ma c'è chi lo sta facendo più velocemente e più lentamente. L'Italia è al di sotto della media europea in termini, per esempio, di utilizzo regolare di internet tra gli anziani. Siamo circa al 39% contro il 56% di media. Quindi gli anziani italiani sono poco digitalizzati, utilizzano poco internet rispetto agli anziani europei. Però c'è un dato molto interessante, che i pochi anziani digitali italiani in realtà sono grandissimi utilizzatori, cioè i pochi anziani italiani, italiani che sono over 65 e che utilizzano le tecnologie lo fanno tutti i giorni, per tante ore al giorno, intensamente. Siamo al primo posto, a pari merito con Malta e l'Islanda, per appunto quantità di utenti internet anziani che utilizzano internet ogni giorno. Quindi abbiamo pochi anziani digitali, ma chi è digitalizzato è iperdigitalizzato, è iperconnesso, è iperentusiasta del mondo digitale. Questo è un dato che dobbiamo tenere in considerazione, perché ha i suoi lati positivi, ma in fondo anche alcune criticità che vedremo. Perché, diciamo, la non digitalizzazione degli anziani è un problema, rischia di essere un problema perché si sta creando una fortissima frattura tra il mondo dei consumatori, per esempio, di notizie over 65 e il mondo dei consumatori di notizie over 30. Nel senso, sono due mondi completamente diversi. I primi sono ancora legati, per esempio, al quotidiano, alla televisione, e i secondi sono ormai direttamente spostati verso l'online, verso il digitale. Capite che siamo di fronte a quello che la scienza definisce press divide, due mondi che rischiano di non parlarsi più se non hanno, diciamo, le stesse fonti di informazione, ma vivono due mondi completamente diversi dal punto di vista dell'informazione. Questo è diciamo, il punto di partenza della nostra ricerca, è il frame in cui ci stiamo muovendo. Quindi l'Italia è un paese poco digitalizzato rispetto all'utilizzo che ne fanno gli anziani, ma con anziani, quei pochi digitali, estremamente appassionati di tecnologie. Negli ultimi anni, appunto, abbiamo sviluppato una serie di ricerche presso l'Università Cattolica e presso Oscom. Parlerò specificatamente di una di queste ricerche, che è del 2015. È stata una lunga ricerca sull'invecchiamento attivo che ha avuto anche una parte, un focus legato specificatamente sulle tecnologie digitali. È stata fatta una survey, quindi abbiamo analizzato gli anziani italiani, una survey rappresentativa degli anziani italiani tra i 65 e i 74 anni, quelli che vengono definiti con un termine che può far sorridere i giovani anziani, cioè gli anziani che sono appena diventati anziani, sono nella fase di transizione verso l'anzianità, che sono forse gli anziani più interessanti perché proprio si vedono questi cambiamenti fra una fase di maturità e una fase di anzianità. Quindi survey più una parte di interviste domiciliari etnografiche. Che cosa ci dice la survey rispetto agli anziani che utilizzano internet? Come vi dicevo, i pochi, tra virgolette, anziani che utilizzano internet lo fanno per tutto, lo fanno per l'informazione, lo fanno per ricercare delle informazioni utili, lo fanno per lo svago, lo fanno per le pratiche amministrative, lo fanno per ricercare informazioni sulla salute, sulle patologie, per consultare la cartella clinica. Questo, l'ambito dell'informazione sanitaria è un ambito molto interessante e vuol dire estremamente legato all'anziano online, quindi è da tenere molto in considerazione per lo sviluppo eventualmente di servizi di e-health. Ed è un anziano che primariamente accede a internet, al computer o smartphone da solo. Questo è un altro dato interessante perché smonta un po' la retorica dell'anziano, del nonno col nipote che vivono insieme alle tecnologie. Gli anziani lo fanno spesso da soli, cioè sono e vogliono essere indipendenti in utilizzare tecnologie da una parte, oppure non riescono probabilmente a ricevere la dovuta assistenza dei figli, dei nipoti che utilizzano le tecnologie in altro modo, con altre modalità, con altri servizi. Altro dato interessante è che il 50% degli anziani che oggi utilizza internet e il computer ha imparato a utilizzare il computer al lavoro. Questo è un dato molto interessante perché ci fa capire che le tecnologie digitali non nascono oggi, ormai è dagli anni 90 che esistono i computer, che sono entrati negli uffici, che sono entrati nella vita anche quotidiana delle persone. Quegli anziani che negli anni 90, negli anni 2000 hanno iniziato a utilizzare il computer, hanno continuato a utilizzarlo perché l'hanno imparato a utilizzare, per esempio, al lavoro, sul luogo di lavoro. Questa cosa però comporta un certo divario di genere perché ovviamente
essendo soprattutto nel passato l'occupazione maschile molto più forte rispetto all'occupazione femminile, i maschi hanno avuto più opportunità di imparare il computer al lavoro, meno le femmine, quindi oggi ci troviamo un grosso divario di genere tra i maschi, gli anziani maschi e le anziane femmine, dove gli anziani maschi sono molto più digitalizzati delle anziane femmine, proprio perché probabilmente si portano dietro un divario che è iniziato negli anni 90, quando gli anziani maschi soprattutto hanno avuto l'occasione di digitalizzarsi in ufficio, per esempio, mentre le femmine erano meno occupate e spesso non occupate come dire, luoghi di lavoro impiegatizi dove i computer iniziavano a essere diffusi. Gli uomini hanno un approccio all'apprendimento tendenzialmente da solo, invece le donne sono più legate all'apprendimento familiare o attraverso dei corsi che vengono utilizzati per apprendere appunto a utilizzare il computer. Quindi, chi sono gli anziani digitali? Sono anziani più ricchi rispetto alla media, quindi c'è una forte correlazione diretta fra condizione economica e uso del computer e di internet. Sono anziani culturalmente più attivi, che consumano i media digitali, ma non solo, consumano anche tanti vecchi media, quindi tanta televisione, tanti giornali, tanti libri, quindi il computer non sostituisce, internet non sostituisce i vecchi media, e poi sono degli anziani che si caratterizzano per un certo benessere. Benessere intendiamo attività fisica, numero di amici. Si sentono molto meno anziani rispetto agli anziani che non utilizzano i computer e internet, sono più soddisfatti della propria vita, hanno più disposizione capitale sociale e quindi tutte queste condizioni in qualche modo sono correlate con l'utilizzo delle tecnologie. Non determinano ovviamente l'aumento del benessere, ma sono correlate. Vuol dire che chi sta meglio, in senso generale, l'anziano che sta meglio è anche quello che utilizza di più il computer e internet. Quindi la nostra survey ci dà questo dato. I possessori e utilizzatori di ICT si accompagnano più facilmente a una condizione anziana caratterizzata da una buona attività fisica, da un elevato numero di amici e da un basso indice di anzianità percepita. In generale, i nostri anziani poi, come dire, quando fanno il paragone nella loro vita precedente, tra virgolette, senza internet, sono estremamente contenti dei cambiamenti positivi che internet ha portato nella loro vita quotidiana, in termini di formazione, di interessi, di salute, di contatto con gli amici, si sentono più attivi. C'è una trascura non trascurabile, anche se minoritaria, però area problematica nell'utilizzo di internet da parte degli anziani che emerge dal nostro questionario. Hanno paura di fare errori, hanno paura che la privacy venga violata, hanno paura dell'attendibilità delle fonti online, quindi da parte di fake news. Quindi diciamo che anche dal questionario emerge, come dire, un piccolo elemento non indifferente di disagio nell'utilizzare internet, di paura perlomeno utilizzare internet. Allora poi abbiamo cercato di approfondire questo tema, cioè abbiamo visto la survey, cioè un approccio quantitativo, un questionario che viene compilato dagli anziani. Abbiamo preso un piccolo campione di anziani invece e siamo andati a casa loro per capire poi nella vita quotidiana come si inserisce il computer, internet, nella vita quotidiana degli anziani. Ne abbiamo intervistati 20 con un'intervista domiciliare, quindi siamo andati a casa di questi anziani residenti in Lombardia e abbiamo passato con loro un pomeriggio per farci un po' raccontare che tipo di utilizzo avevano del computer e come soprattutto avevano iniziato a imparare a utilizzare il computer. Abbiamo individuato così tre profili, diciamo, di anziano che utilizza il computer. Il primo profilo sono gli anziani che possedevano già il computer e internet a partire dagli anni 90, che hanno utilizzato il computer e internet a partire dalla propria precedente esperienza lavorativa e hanno continuato a utilizzarla anche al termine del periodo di attività. Il secondo gruppo di anziani, diciamo, sono gli anziani che non hanno mai utilizzato il computer, che però hanno vissuto in una casa dove erano presenti dei computer, magari lo utilizzava il marito, la moglie o i figli, e hanno iniziato a utilizzare il computer solo in tarda età, solo durante l'anzianità. E poi ci sono gli anziani che non hanno mai posseduto un computer, nemmeno a casa, e che poi a un certo punto hanno deciso in maniera molto autonoma rispetto ai precedenti di comprarsi un computer e finalmente di dotarsi di una tecnologia digitale oppure di uno smartphone. Sono tre gruppi di anziani molto diversi tra loro. Il primo gruppo di anziani è quel gruppo di anziani dove, appunto, vi dicevo, è stata importante la loro esperienza lavorativa. Cioè sono persone che hanno iniziato già negli anni 90 a utilizzare il computer, a scrivere con la tastiera, a usare il pacchetto Office di allora, che ancora oggi utilizzano per esempio Excel, che utilizzano Word, che magari hanno un piccolo programma di contabilità familiare. Sono persone che hanno un uso consapevole delle tecnologie, cioè sono anziani ma
dire, utilizzano magari in maniera ancora più consapevole dei giovani, perché hanno imparato a utilizzarlo già dagli anni 90. Sono già 30 anni che utilizzano il computer e oggi lo smartphone e internet, e che hanno deciso a un certo punto di portare il computer in casa. Quindi sono le persone che negli anni 90-2000 sono i miei genitori che hanno comprato il computer e l'hanno messo in camera dei figli per aiutarli a scuola. E sono stati loro che hanno insegnato ai figli a utilizzare il computer, no? C'è la retorica del giovane che insegna al vecchio. In questo caso era il genitore che insegnava al figlio a utilizzare il computer negli anni 90 e negli anni 2000. E che poi, una volta che i figli sono cresciuti e sono usciti di casa, hanno continuato a utilizzare la tecnologia, ma per un'altra ragione. Quindi hanno finito di lavorare, i figli sono andati via e, con l'avanzare degli anni, hanno spostato l'utilizzo del computer da macchina per fare la contabilità di casa o per lavorare a macchina di intrattenimento. E quindi il computer ha preso un'altra dimensione, ma hanno continuato ad avere quella consapevolezza, quell'approccio all'innovazione che hanno avuto a partire dagli anni 90. Un secondo gruppo di anziani sono invece gli anziani che non hanno mai utilizzato il computer e che poi, a partire dall'anzianità, hanno deciso: ma quasi quasi inizio a usare il computer di mio figlio che mi ha lasciato qui, quasi quasi mi faccio regalare uno smartphone a mio figlio, il suo smartphone vecchio. Cioè sono le persone che sono in una rete familiare già digitalizzata, che vengono digitalizzati dai figli, dai nipoti, dai mariti, dalle mogli, e che in qualche modo trovano appunto nella rete familiare un incentivo, ma anche un supporto nella consapevolezza dello strumento di internet, di come funzionano le cose, trovano il supporto dei propri figli, anche i propri partner, per capire fino in fondo come utilizzare le tecnologie. E poi c'è il terzo gruppo, che invece sono i nuovissimi anziani, sono quelli che veramente degli ultimi mesi e anni, sono quelli che hanno comprato un computer, uno smartphone, partendo veramente da zero, per curiosità, per stare al passo coi tempi, perché sentono parlare di internet, vogliono anche loro accedere a questo mondo, con magari delle inconsapevolezze, delle ingenuità che non riescono poi a essere, come dire, sciolte dalla rete familiare, perché magari sono senza figli in casa, o sono senza figli digitalizzati o poco alfabetizzati, e sono, passatemi una battuta, un po' il terrore dei commessi di Media World, cioè sono le persone che non hanno una rete familiare per capire come utilizzare il computer, quindi si rivolgono ai centri di assistenza, i negozi, magari il vicino di casa, i figli degli amici, e sono quelli che però in questo, come dire, cherry picking di consigli da parte della propria rete attorno a sé, non riescono ad avere magari spesso una consapevolezza così sottotono delle tecnologie, e spesso sono quelli che fanno più errori, spesso quelli che utilizzano con maggiore ingenuità le tecnologie, ma magari con ugual passione e in ugual intensità. Che cosa fanno sostanzialmente queste persone? Ecco, ce l'hanno raccontato, al di là del questionario era utile farselo raccontare, come dire, in maniera più informale attraverso delle ricerche appunto qualitative e domestiche. Ci hanno raccontato sostanzialmente due cose: che utilizzano il computer, internet e gli smartphone sia in modalità time saving, cioè anche qui la retorica dell'anziano che è così nostalgico della coda alle poste forse deve essere ridimensionata, cioè gli anziani sono i primi che hanno capito che risparmiare tempo con l'home banking, i biglietti ferroviari, le utenze, la coda alle poste, l'INPS è, grazie Nicola, è, come dire, la grande rivoluzione tecnologica, cioè la rivoluzione del risparmiare tempo nell'utilizzare il computer. Ma contemporaneamente percepiscono anche di avere a che fare con una tecnologia che gli fa perdere un sacco di tempo, che gli fa passare un sacco di tempo. Quindi semplicemente come si stava una volta sul divano a vedere la TV senza, come dire, avere un appuntamento fisso per vedere un programma specifico, oggi si va sulla scrivania a passare del tempo davanti a internet, e quindi è spesso un utilizzo, come dire, non focalizzato del computer, è un utilizzo più esplorativo, un utilizzo di time spending, appunto di tempo perso, potremmo utilizzarlo, potremmo utilizzare questo termine. Queste due modalità, time saving e time spending, fanno sì che i nostri anziani utilizzano internet per molte ore, per molto tempo, no? E questa cosa può essere anche vista per alcuni soggetti più fragili come un problema rispetto, per esempio, al cambio di routine familiari. Ci dice un soggetto, queste sono delle verbalizzazioni, cioè sono delle scritte, delle parole che abbiamo riportato rispetto a quanto ci hanno detto i nostri anziani. Qui il tempo passa velocissimo, non te ne accorgi neanche, magari c'è il sole, potresti fare 2 ore in bicicletta e invece le passi su YouTube. Ok? Passo alle conclusioni. Che cosa ci fa capire questo? Ci fa capire che le tecnologie
si devono studiare a partire dalle biografie d'adozione, cioè per capire come l'innovazione viene vissuta dalle persone bisogna andare a farsi raccontare la biografia, la vita di adozione, no? Di queste tecnologie. E nei nostri racconti emerge come l'esperienza lavorativa è fondamentale, cioè il luogo di lavoro degli anni 90, degli anni 2000 è stato un luogo fondamentale per imparare a usare correttamente o perlomeno con consapevolezza. Poi erano altre tecnologie, quindi evidentemente dal punto di vista tecnico bisognava e bisogna aggiornarsi, però come forma mentis il lavoro e l'esperienza lavorativa è stata fondamentale per imparare a usare le tecnologie. E l'altro elemento è che appunto le ICT hanno avuto e hanno un impatto molto forte nel tempo libero degli anziani, sia come elemento di apertura relazionale, cioè posso conoscere persone nuove, rimanere in contatto con i miei vecchi amici, ma anche di chiusura domestica, cioè in alcune situazioni di fragilità le tecnologie rischiano di offrire nuove occasioni di ritiro. E questa è l'ultima cosa che per mettere, diciamo, in discussione queste conclusioni dicendo assolutamente le tecnologie sono uno strumento per aumentare l'empowerment personale e sociale degli anziani, per aumentare l'active aging, come dire, scusate, per stimolare l'active aging, ma non passa solamente dal semplice possesso delle tecnologie, passa da un uso buono, consapevole, attento, riflessivo, moderato in contesti relazionali non perturbati, cioè le tecnologie, l'innovazione deve sempre legarsi, come dire, a dei contesti di buon utilizzo dell'innovazione, delle tecnologie, di buon utilizzo di internet, del computer, degli smartphone, perché sono straordinari strumenti appunto di apertura, di empowerment, ma rischiano, se legati a situazioni di disagio e progresso, di essere anche uno strumento che tende a far richiudere l'anziano verso un utilizzo appunto solipsistico di una tecnologia che tende invece a renderlo meno attivo e meno aperto alla società, alle relazioni, alla cultura in generale, all'altro. Grazie mille. Ti ringrazio perché hai messo poi delle evidenze e sicuramente delle interessanti ipotesi esplorative per tutto quello che è stato il lockdown, perché a questo ritiro su noi stessi, questa dolce culla domestica, molti di noi poi non sono ancora usciti, non si esce né ovviamente per vari PCM e via dicendo, ma anche per una sorta di comodità, di riscoperta di alcune cose, addirittura in questa caduta all'interno di noi stessi. E su queste altre problematiche adesso interverrà proprio Antonella Pocecco, ricercatrice di sociologia dei processi culturali e comunicativi Università di Udine, proprio con l'intervento Quali problematiche per gli anziani nell'ambito concreto dell'industria 4.0. Antonella? Ci sono, mi sentite? Tutto regolare? Buonasera. Ti vediamo e ti sentiamo. Bene. Perfetto, grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie Nicola, grazie agli organizzatori. Io ho sviluppato, prometto, delle riflessioni che sono generali ma contestualizzate proprio per quanto riguarda i lavoratori, chiamiamoli anziani o giovani anziani, nell'ambito di questa quarta rivoluzione industriale. Come premessa, vorrei dire che comunque il mondo del lavoro ha affrontato a livello planetario tutta una serie di sfide cruciali in questi ultimi anni, anche in questi ultimi decenni. Che vanno dall'accelerazione dei processi di globalizzazione e anche conseguente delocalizzazione del ciclo produttivo, significative compressioni economiche e non da ultime le battaglie per l'uguaglianza, per la parità di genere in ambito lavorativo. Tuttavia, dagli studi e dalle analisi emergono come due reframes costanti, due tendenze generali che sono molto chiare sia nella portata ma anche nelle loro strette interconnessioni. Da un lato, un invecchiamento sociale diffuso da cui deriva anche l'invecchiamento della popolazione attiva. E dall'altro proprio l'automazione del lavoro mediante le tecnologie intelligenti, le tecnologie della comunicazione. Infatti, sotto una certa prospettiva, quest'industria 4.0
combina l'automazione quasi in continuità col modello industriale novecentesco con un modello che ha proprio i tratti caratteristici della cultura digitale, sistemi basati sulla conoscenza, uso pervasivo della tecnologia, flessibilità, adattabilità dei processi, scusate, e il passaggio dalla specializzazione verticale al processo in senso orizzontale. In brevissimo, tutto ciò significa chiaramente un aumento della complessità, un'organizzazione del lavoro sempre più flessibile nel tempo e nello spazio, operazioni sempre più digitalizzate che si liberano al contempo progressivamente da gerarchie e centralismo, procedure anche maggiormente trasparenti e attività di routine che divengono sempre realizzate e automatizzate. Ma qual è il punto interessante? Il punto interessante è che oggi, a differenza dei dibattiti degli anni 80, che in realtà si focalizzavano sulla scelta fra uomo o macchina, oggi la questione, il focus, si sposta decisamente sulla definizione del rapporto fra uomo e macchina. E a proposito, numerosissimi sono gli scenari che sono stati formulati, che sono stati, diciamo così, ipotizzati. Io vorrei citarne soltanto tre, ad esempio lo scenario cosiddetto dell'automazione, per cui sono i sistemi che guidano le persone, per cui le attività di controllo e comando sono supportate dalla tecnologia e in questo senso i lavoratori si occupano prevalentemente di attività di esecuzione, per cui le competenze di soggetti scarsamente qualificati sono totalmente devalorizzate. Nello scenario ibrido invece vediamo che i compiti comando e controllo sono assunti in modo interattivo e cooperativo dalle tecnologie e dagli individui, però scenario le aspettative nei confronti della forza lavoro aumentano vistosamente, proprio perché la forza lavoro in questo caso deve presentare un elevato livello di flessibilità. E infine lo scenario della specializzazione, nel senso che gli individui utilizzano i sistemi che a loro volta facilitano i processi decisionali. Pertanto il ruolo della manodopera del lavoratore qualificato è in un certo senso garantito e preservato. Voi capite che già questi semplici tre scenari creano un panorama, una prospettiva estremamente complessa, estremamente dinamica e in questa prospettiva emerge l'interrogativo: quale sarà o quale potrà essere l'effetto di questa maggiore automazione proprio sui lavoratori più anziani? E molte volte si correla questa domanda a una, come posso dire, ad un'allusione neanche tanto implicita che questi lavoratori anziani, anche se altamente qualificati, rischiano di essere i grandi esclusi dell'economia di domani. L'Italia, fra l'altro, è uno dei paesi che è più esposto a questo rischio di sostituzione, con medie elevate di lavoratori anziani che svolgono anche dei lavori che sono facilmente automatizzabili. Però non dimentichiamo che al momento questa industria 4.0 è forse più una visione che una realtà concreta. Mi spiego, data la sua evoluzione un po' a macchia di leopardo, siamo, passatemi il termine, ancora in tempo per porre dei correttivi, per attuare dei meccanismi affinché l'intera società profitti di questo cambio di paradigma.
Proprio perché sarebbe improduttivo pensare l'industria 4.0 come un'evoluzione che cambia solamente il modo di condurre le attività economiche. Sarebbe improduttivo e assolutamente fuorviante. L'industria 4.0 tocca e cambia radicalmente la vita sociale, per cui la vera domanda è come possiamo assicurare che questa evoluzione non avvantaggi solo una parte della popolazione, ma quanti più individui possibili. Ora, avvisato, infatti, molti autori un po' un senso di critica, perché dicono, affermano e confermano che il dibattito pubblico sull'industria 4.0 pare più che altro privilegiare una prospettiva tecnologica ed una prospettiva inerente alle politiche industriali, mentre la discussione sugli effetti sociali e organizzativi pare essere lasciata un po' al margine, non altrettanto sviluppata. Sebbene alcuni rapporti, tipo The Twin Threats of Aging and Automation, è già del 2018, rapporti come questo evidenziano proprio il grosso rischio di esclusione e marginalizzazione per la categoria dei lavoratori anziani. Si tratta chiaramente di un problema specifico, ma anche qui io farei un passo indietro e vorrei inquadrarlo in una dimensione più ampia, perché la condizione peculiare di tali lavoratori rimanda comunque a questioni legate alla partecipazione e ad una cultura incentrata sulla persona. Riferendomi in ultima analisi a quei processi di reindividualizzazione e di deindividualizzazione che le nuove tecnologie pongono in essere quasi in maniera sincretica e molto spesso in maniera contraddittoria. In effetti, le pratiche partecipative al processo di cambiamento da parte dei lavoratori dipendono proprio dal cambiamento degli strumenti utilizzati sul posto di lavoro e anche dalla cultura che deriva da questi dispositivi. E in fin dei conti, quest'idea di pratica partecipativa dei lavoratori richiama molto da vicino un concetto che Jenkins coniò già nel 2006, le culture partecipative, parlando delle pratiche culturali indotte dai social network digitali. Inoltre, l'ideal tipo del lavoratore dell'industria 4.0, e qui richiamo invece categorie introdotte da Castells, è un lavoratore partecipativo e propositivo. Anche Castells conia delle etichette, queste etichette, proprio per spiegare i cambiamenti della società contemporanea, la crisi delle istituzioni sulla base della diffusione delle tecnologie digitali e della rete. Quindi, come si vede, c'è questa convergenza fra produzione, interazione, lavoro e comunicazione che crea un quadro di competenze, chiamiamole interdisciplinari, che sono certo utili per la competitività economica, ma non bisogna pensare che sia prettamente una conoscenza tecnica, ma è anche, diciamo così, una forma di flessibilità, creatività e capacità di innovazione. Io insisto particolarmente su questo perché nella mia ottica i lavoratori anziani affrontano sì obiettivamente gravi rischi di marginalizzazione, di esclusione dal mercato del lavoro, ma su un altro versante sembrano quasi gravati da questo pregiudizio di obsolescenza programmata, cioè come se arrivando a una certa età non si potesse più apprendere, non si potesse più
trovare gli strumenti intellettuali di adattamento al nuovo ambiente o al diverso ambiente lavorativo. Per cui cerchiamo di rovesciare un po' la prospettiva e di guardarla nella sua interezza. L'invecchiamento della società e l'automazione del posto di lavoro stanno indubbiamente trasformando il luogo e io aggiungerei anche il valore del lavoro. Alla confluenza di queste due tendenze ci sono molteplici rischi strutturali, ma parimenti molteplici opportunità. Non dobbiamo mai dimenticare che in definitiva ogni innovazione contiene in sé una sfida sociale, anche se a tutta prima questo legame non appare così netto, in realtà ogni innovazione implica la ricerca di nuovi tipi di soluzioni quanto più efficaci, sostenibili ed eque e quanto più estendibili all'intera società. Io ho abbozzato tre possibili, diciamo, non soluzioni, non ho assolutamente la pretesa, ma tre solchi concettuali proprio rivedere questa questione dei lavoratori anziani. Innanzitutto applichiamo questo concetto di lifelong learning anche all'ambito professionale, applichiamolo in maniera più pervasiva e più diffusa, concependolo proprio come un processo individuale di acquisizione di conoscenze e competenze che sostituiscono o innovano un apprendimento già consolidato. E in questo caso anche l'Italia non si trova, rispetto ad altri paesi, in una buona posizione, per cui il primo passo è proprio quello di incentivare la formazione. Anche perché se uno guarda più approfonditamente le dinamiche di forse quanto il livello di istruzione sia comunque un fattore chiave e quanto si riveli proprio nell'ambito delle potenzialità e delle opportunità. Grazie Nicola, arrivo subito. Inoltre mi preme sottolineare l'aspetto dell'apprendimento continuo, proprio perché esso gioca anche enormemente sulle percezioni individuali di autoefficacia. Ci sono numerose ricerche che dimostrano come l'autopercezione negativa dell'invecchiamento implichi una minore autoefficacia occupazionale, cioè i lavoratori più anziani che sposano atteggiamenti più negativi nei confronti del proprio invecchiamento hanno meno fiducia nelle proprie capacità di svolgere le funzioni lavorative. La seconda traccia è la tutorship generazionale, cioè delle soluzioni che funzionino reciprocamente, valorizzino il contributo dei lavoratori più anziani nell'accelerazione dell'inserimento professionale dei giovani e anche valorizzare ciò che le nuove generazioni in ambito tecnologico possono, fra virgolette, insegnare o possono socializzare i lavoratori più anziani. E qui, ma non mi soffermo, c'è la differenza fra competenze, abilità fluide, competenze e abilità cristallizzati. E ultimo, forse quello che nella mia ottica di sociologa dei processi culturali mi sta molto a cuore, è anche necessario un cambiamento di narrazione. Va bene il cambiamento di paradigma, ma anche il cambiamento di narrazione, scrollando di dosso proprio sia nei confronti di questi lavoratori anziani sia delle persone anziane to cure, mostrato fra l'altro il collega che siano generazioni gravate
digital divide, dal knowledge gap. E vorrei concludere, per non rubare altro tempo ai colleghi, perché fra l'altro non dimentichiamoci che spesso il sapere in senso lato è prima di tutto un sapere pratico, e l'apprendimento mediante la pratica ed è l'apprendimento mediante l'esperienza. Per cui chiudo il cerchio su quella cultura incentrata sull'individuo, in fin dei conti i veri vettori dell'innovazione di nuove forme di conoscenza rimangono gli individui, indipendentemente dalla loro età. Grazie. Ti ringrazio Antonella, perché hai posto una questione secondo me che va veramente considerata nella sua attualità, cioè quello che si può considerare dello spazio che sta prendendo la tecnica, il tecne, un discorso iniziato nel fine anni 90 da Galimberti, ma secondo me attualissimo, come il discorso di una tecnica orientata esclusivamente alla tecnica sta prendendo lo spazio di varie dimensioni, ma come esseri umani siamo percezione, siamo psicologia, siamo relazione verso gli altri esseri umani per formare una società, ma anche verso la tecnica, e porre questo pone al centro tutta una serie di discorsi giustamente in quella transdisciplinarità che tu hai giustamente sottolineato. Proprio in transdisciplinarità passiamo adesso agli aspetti giuridici dello stress lavoro correlato, ovvero l'intervento della professoressa Anna Zilli, associata di diritto del lavoro dell'Università di Udine. Anna? Eccomi, ci sono. Benissimo. Rubo soltanto un istante. Ringraziare gli organizzatori non solo di questo convegno ma di tutto il ciclo di eventi UniUD INAIL, e ringrazio molto in particolare la professoressa Valeria Felì che mi ha coinvolta. Cerco di andare al cuore del discorso relativo ai lavoratori anziani nell'industria 4.0. Vi è un fatto: nel assistiamo a una situazione che non abbiamo mai visto prima, e cioè accanto al tema dell'invecchiamento della popolazione abbiamo l'incremento dell'età, la maggiore età delle persone che lavorano. Perché l'incremento dell'età, l'invecchiamento l'abbiamo già visto, l'abbiamo conosciuto, si vive molto più di un tempo, ma per lunghi anni il ritiro dal lavoro è avvenuto fra i 50 e i 55 anni di età, perlomeno per la popolazione impiegatizia. Nella fabbrica e nell'edilizia si è lavorato un po' di più, ma non ai ritmi di oggi, non alle condizioni di lavoro di oggi. Allora, questo incremento dell'età del pensionamento e di conseguenza dell'anzianità lavorativa espone le persone a rischi lavorativi correlati all'età, ma anche proprio alla maggior permanenza nel mondo del lavoro. Poiché si lavora più a lungo, si rischia di più per più tempo. Bisogna anche tener conto di fattori economici, e cioè che la riduzione e l'erosione della pensione, l'incremento del costo della vita, la disoccupazione del coniuge o dei figli si sommano a un decremento di produttività del lavoratore anziano, sicché vi è una scarsità di posti, ancora meno vi sono posti adatti al lavoratore anziano. L'allungamento della vita media in tutti i paesi industrializzati, accompagnato da un forte declino della natalità, sta portando a questo invecchiamento che non abbiamo mai conosciuto come tale. Le tendenze demografiche ci dicono che la fascia d'età compresa fra 55 e 64 anni in Europa aumenterà di circa 10 milioni nel periodo compreso fra il 2010 e il 2030. E allora, rispetto al quadro trattato da Simone Carlo, io parlo di altri anziani. Io parlo di quegli anziani che lavorano. Non sono manager e impiegati, uomini che negli anni 90 hanno portato il PC a casa,
ma sono odierni lavoratori e odierne lavoratrici, persone che si trovano schiacciate da un doppio carico. Da un lato sono anziani, le loro forze vengono meno, hanno preoccupazioni familiari, di salute, lavorative, che noi non abbiamo mai affrontato prima. Dall'altro, sono inseriti in un mondo del lavoro che richiede competenze digitali che non hanno ed è un mondo del lavoro in cui non c'è il tempo per insegnare. Noi abbiamo conosciuto lavoratori che hanno fatto lunghi anni di apprendistato. Ebbene, oggi l'apprendistato è sì un periodo lungo, ma è un periodo lungo per i giovani ed è un periodo lungo per le agevolazioni che comporta per i datori, ma viene chiesto ai lavoratori di imparare molto rapidamente a lavorare in autonomia. Allora, in questo mondo del lavoro che non ha tempo e che cambia velocemente, radicalmente, questo invecchiamento della forza lavoro è una bomba a orologeria. Nel mercato del lavoro noi non abbiamo più solo i lavoratori giovani che fanno fatica a entrare. Nel mercato del lavoro noi abbiamo oggi i lavoratori anziani, e io assumo l'idea che l'anziano è il lavoratore over 60, a fronte delle varie possibili sfumature che il concetto di anziano può assumere, ma è quel lavoratore che si trova, abbiamo detto, doppiamente schiacciato. E mi si perdoni la semplificazione, il fatto che spesso dirò lavoratore, ma dobbiamo avere in mente anche la lavoratrice e la sua peculiare condizione che la porta a un ulteriore carico, che è quello familiare. Ebbene, se a tutto questo aggiungiamo i dati provenienti dall'INAIL circa l'aumento degli infortuni in relazione alla popolazione anziana, è necessario pensare a come il fenomeno di cui stiamo parlando sia stato fino ad ora e con ogni probabilità sottovalutato e sia pericolosamente in evoluzione. Allora, una corretta politica di age management, inteso come gestione dell'età, dovrebbe essere inserita nelle priorità della gestione aziendale e tenuta in debita considerazione nel processo generale di valutazione dei rischi. E perché ne parlo io, che sono una giurista e non ne parla un cultore di management? Forse perché abbiamo un'idea sbagliata del diritto del lavoro. Il diritto del lavoro non è un insieme di regole che stanno fuori dall'organizzazione del lavoro. Non è un insieme di regole inteso come un elenco di adempimenti. Il diritto del lavoro è lo strumento di regolazione del mercato del lavoro e di organizzazione del lavoro. Per cui se i giuristi, e anzi le giuriste in questo caso, del lavoro si occupano di questi temi, è perché è il diritto del lavoro che la vita delle persone nei luoghi di lavoro. Allora, di fronte a questo processo irreversibile di invecchiamento della forza lavoro, destinato a cambiare in modo permanente le caratteristiche della nostra società, io non credo sarò una nonna a casa che aspetta i nipotini al pulmino o che li va a prendere a scuola. Ebbene, di fronte a questo, le organizzazioni, cioè le pubbliche amministrazioni e le imprese private, e io userò spesso la parola organizzazioni per intendere questi soggetti, ebbene, le organizzazioni sono chiamate a progettare interventi per favorire l'invecchiamento attivo. Come si fa? Da un lato vanno valorizzate le competenze e le capacità dei lavoratori maturi, offrendo una miglior qualità della vita lavorativa. Dall'altro deve essere l'impresa, l'azienda, il luogo di lavoro, la pubblica amministrazione che diventa capace di gestire il tema dell'età. Le aziende e le organizzazioni conoscono l'argomento età, ma l'hanno sempre guardato
soltanto relativamente alla condizione dei lavoratori giovani, e cioè ci si è preoccupati di far entrare attraverso incentivi i giovani nel mercato del lavoro, posto che il mercato del lavoro è sempre stato ostile ai soggetti senza esperienza. Oggi invece l'attenzione va focalizzata sui lavoratori ultra cinquantenni, cioè quella presenza non più marginale, ma al contrario rilevante sul mercato del lavoro, che cercano o di rimanere nel posto di lavoro che hanno, ovvero che cercano di trovare un nuovo posto di lavoro. Il primo passo dovrebbe essere l'acquisizione della consapevolezza del tema. E qui mi riporto anche ai ragionamenti già fatti, e cioè ci sono dei pregiudizi negativi rispetto ai lavoratori over 50. Questi possono arrivare a oscurare il contributo che questi lavoratori portano in effetti nel luogo di lavoro. Parliamo di pregiudizi quali la presunta resistenza al cambiamento, la non adattabilità rispetto alle nuove tecnologie, l'inflessibilità negli atteggiamenti e un pensiero orientato al passato, un po' insomma si stava meglio un tempo. Ai lavoratori anziani vengono poi ricondotte performance più scarse, bassa motivazione e minori abilità in termini generali. Questi aspetti negativi tendono a far passare in secondo piano delle certe positività, ad esempio l'alta fedeltà aziendale dei lavoratori anziani, il loro senso etico, l'onestà, l'affidabilità, che invece sono quelle skills richieste enormemente nel mondo del lavoro. Allora viene da sé che quel lavoratore che è vittima di pregiudizi è un lavoratore che soffre nella sua condizione lavorativa. Questo è lo stress lavoro correlato specifico del lavoratore anziano. Si tratta di un tema che merita ulteriore approfondimento. Ricordo a me e a tutti che lo stress lavoro correlato è strettamente connesso alla questione del benessere sui luoghi di lavoro. Se infatti già il Codice Civile del 42 prevedeva che il datore, e lo prevede ancora, sia obbligato a garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro, libero da pericoli sul corpo e sulla psiche, insomma non solo un luogo di lavoro COVID free, ma anche molestie, mobbing e discriminazione free, con l'accordo europeo del 2004 il datore di lavoro pubblico e privato si obbliga a garantire un ambiente positivo in cui il benessere ha un ruolo importante. Lo dico in altri termini, non è che il datore deve compiere gesti straordinari. È chiaro che tutti o quasi, vorremmo la palestra a fianco all'ufficio o il distributore di tisane benefiche. Questi sono desideri che non sono il benessere che il lavoratore ci deve sui luoghi di lavoro. Quello che il datore di lavoro deve ai suoi collaboratori, cioè quelli che lavorano con lui, è assenza di logorio. È esaltazione di stress positivo e lotta allo stress negativo, lotta alle frizioni. Sui luoghi di lavoro bisogna stare bene, non in senso soggettivo, in senso oggettivo, cioè devono essere eliminate tutte quelle frizioni che, esattamente come fanno male alle giunture, vanno tolte dai luoghi di lavoro. Il rapporto di lavoro deve essere mantenuto in buono stato di attività. Va detto che in sé e per sé invecchiare non vuol dire essere lavoratori peggiori. Invecchiare non vuol dire essere di per sé più lenti. Invecchiare vuol dire che ognuno invecchia a modo suo.
Invecchiare sta a significare che gli older workers, cioè i lavoratori anziani, possono essere ostili al cambiamento, oppure possono essere lavoratori che non riescono a cambiare, oppure possono essere lavoratori che sono disponibili a cambiare e che, se messi in condizioni di lavorare diversamente, lo possono fare. Purtroppo nell'impresa i lavoratori sono anziani e basta. Tempo e luogo non avessero importanza. È noto invece che lo stress lavoro correlato è una valutazione che varia nel tempo. Oggi noi ricordiamo la giornata mondiale delle donne rurali. 150 anni fa la fatica era fatica fisica, era essere sottoposti a una condizione lavorativa determinata dal ritmo delle stagioni, della luce e del buio. Oggi noi abbiamo una condizione assolutamente diversa, meno fatica fisica ma richiesta di attenzione continua. Si lavora intensamente fisicamente con meno sforzo, ma si lavora più a lungo. Cambiamo scenario e guardiamo allora due fatti. Il primo, la consapevolezza deve esserci che l'alternativa all'invecchiamento è morire da giovani. E premesso che non siamo disposti a farlo, auspichiamo di invecchiare e moltissimo. E si invecchia giorno per giorno. Il secondo punto, se aspettiamo la vecchiaia per far qualcosa per un lavoratore sarà tardi, quel logorio sarà inevitabile. La lotta allo stress lavoro correlato dell'anziano va costruita in tutta la vita lavorativa. Spostato nell'industria 4.0, questo paradigma è che io devo costruire la professionalità del lavoratore da qui a 10, 15, 20 anni, perché non solo l'industria 4.0 è qui e ora, ma parliamo già di industria 5.0 rispetto all'interazione uomo e macchina. Si dovrà, rispetto a ogni singola persona, ridurre la fatica, lavorare sulla flessibilità interna, superare le rigidità, la flessibilità, curare, grazie, l'autogestione di ritmi, pause, scivoli dolci verso il tempo parziale, allontanamento da turni notturni. Si apre una seconda sfida. Lo stress nella relazione a due fra datore e lavoratore. Lo stress nel contesto. Quello nei luoghi di lavoro è l'unico cambiamento climatico che vogliamo. Va rinforzata la capacità produttiva e migliorata l'occupabilità attraverso la cooperazione tra le generazioni. Non che il lavoratore giovane debba solo imparare dall'anziano i tempi della pazienza. E non che il lavoratore anziano debba imparare dal giovane il modo di utilizzo della macchina. Quello che va costruito è un clima positivo in cui ognuno dà quello che può e che sa dare, ma questo clima va costruito. È un clima di relazioni, di motivazione, di, parola magica, organizzazione. Qui l'alternativa è fra scelte drastiche, con pistole puntate alla tempia, dentro o fuori dal lavoro, dentro o fuori dall'impresa, o lavori o sei pensionato, e scelte flessibili, sicure, per ammorbidire il passaggio verso l'acquiescenza. Si tratta, secondo me, di ergonomia sociale. Non è solo aggiustare il tavolo o la sedia di lavoro, qui si tratta di aggiustare il lavoro. E questi sono di nuovo temi e strumenti del giurista, anzi del lavoro Uniud. In un altro bellissimo seminario di questo ciclo è stato affrontato il tema dell'accomodamento ragionevole rispetto al lavoratore disabile, al lavoratore fragile, grazie anche all'opportunità che INAIL offre. La mia proposta è che l'intervento INAIL sia sull'infrastruttura organizzativa, non solo per situazioni individuali ma collettive. E qui entra la mia terza sfida.
credo che qui si debba riportare su un piano collettivo la questione del lavoro, nel nostro caso degli anziani. Ad aver bisogno di cura, di cure, è il lavoro più che il singolo lavoratore. L'invecchiamento diventa la gestione del fattore invecchiamento diventa la lotta allo stress lavoro correlato per tutti. È una provocazione intergenerazionale, salta lo steccato del genere, non può sacrarne beneficio. Io e i giuristi siamo pronti a questo. Vi ringrazio. Ringrazio intanto te hai toccato un tema secondo me fondamentale con la parola ergonomia sociale e ovviamente con diciamo tutti quegli aspetti hai aggiunto quello che più che parlare di dimensione si ragiona tanto anche in termini di framework, ovvero in un contesto che è quello degli anziani si mette anche il framework lavorativo, ma portandolo a un concetto di ergonomia sociale si riconduce a quel discorso anche di sostenibilità. E c'è un concetto nuovo, dice, introdurre il concetto di sostenibilità nell'industria 4.0 ci porta alla società 5.0, che è un connubio proprio di sostenibilità per tutti e in alta tecnologia nel lavoro e anche in tutta la società. Hai toccato un altro tema proprio molto importante, e poi passiamo a Claudio, anche quello della, perché non è solo diciamo smart working, se lo sia o meno, ma l'idea dello smart working è anche un'idea che tutto sia attraverso lo smart, quindi anche le smart city. E nell'idea di smart city parigina c'è di rendere la città, diciamo, circa 15 minuti. Cioè nel senso che uno può trovare nell'arco 15 minuti la scuola, c'è questa progettualità della smart city, che è anche spostare, allocare le cose e i servizi vicino alla palestra e via dicendo. Per cui ti ringrazio e sicuramente hai ricondotto attraverso questo termine che mi è piaciuto molto, ergonomia sociale, anche quelle che possono essere le buone pratiche, così arriviamo all'ultimo degli interventi della giornata di Claudio Melchior, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi. Ecco qua, mi stavo solo chiedendo, nessuno mi ha detto, ma ho acceso il microfono, mi stavate sentendo, ecco perché non rispondevi, ho detto oddio, non ho il microfono acceso. Allora Claudio, io ti ringrazio proprio di chiudere questa bellissima giornata in cui veramente ringrazio l'altissimo livello degli stimoli con il tuo intervento, buone pratiche. Ok, allora io ringrazio tutti gli organizzatori, io ringrazio il gruppo Active Aging dell'Università di Udine, io sono Claudio Melchior, come è stato detto, lavoro all'Università di Udine, sono un sociologo. Mi piacerebbe partire da questo termine dell'ergonomia sociale con cui abbiamo chiuso l'intervento precedente, però mi piace anche l'idea di stare sul pratico perché il nostro tempo sta finendo. E, quando si parla di ergonomia sociale, quando si parla in altri termini di ingegneria sociale, cioè l'idea comunque di modificare delle cose in una determinata direzione, cosa che nel corso della storia non è stata così presente, perché diciamo che nei secoli passati l'idea di modificare la società, se non con metodi molto traumatici, violenti, la guerra, eccetera, non era mai stata presa molto in considerazione. Questo termine dell'ergonomia sociale o dell'ingegnerizzazione o della modifica delle dinamiche sociali, ovviamente in direzione di un obiettivo migliorativo, questa è l'idea di fondo, è un'idea sostanzialmente molto recente a livello storico, nasce nel Novecento, ma in un certo senso è proprio solamente adesso, in questa fase storica, che la stiamo implementando. Un'altra espressione che è uscita molto spesso è questa delle smart cities, che sono effettivamente un modo di ripensare gli spazi urbani dove la gente vuole andare ad abitare, perché una delle dinamiche della modernità molto chiara è l'inurbamento delle persone, il fatto che le persone vogliano vivere assieme o comunque abbiano più facilità a stabilirsi nei luoghi molto affollati. Beh, è una delle dinamiche che ci stiamo portando avanti, ma il suo vero sviluppo sta avvenendo con le nuove tecnologie. E così veniamo al tema che è il mio tema, cioè le best practices, le pratiche nel rapporto fra lavoratori anziani da un lato e nuove tecnologie dall'altro, o comunque un nuovo modo di gestire il lavoro, di gestire queste dinamiche sociali ed economiche. Ci sono delle best practices in Italia?
Da un lato sì, tantissime, dall'altro quasi quasi mi verrebbe da rispondere di no. Perché dico questo? Perché la prima forma di... Io ho avuto modo di studiarmi tutta una serie di iniziative che sono state fatte sul nostro territorio, non solo. E sto cercando, non avendo il tempo per fare un elenco di tutti questi elementi, di fare un sunto ragionato di quello che ho visto, quello che ho letto, gli articoli scientifici di analisi di questi progetti che ho visto. E moltissimi di questi progetti sono basati su degli interventi di tipo legislativo, normativo, o comunque che cadono dall'amministrazione pubblica sulla società. Come sono incentrati questi interventi? Questi interventi parlano sempre di rete, okay? Quindi una rete tra i soggetti interessati, da un lato i datori di lavoro, dall'altro i lavoratori, da un lato l'ente pubblico che ha dei problemi specifici, per esempio non ritrovarsi con dei lavoratori anziani difficilmente rioccupabili e disoccupati, oppure più in generale il tema dell'invecchiamento attivo da cui noi partiamo in questa riflessione, cioè l'idea che in una società che invecchia sempre di più sia importante, forse necessario, riflettere e cambiare la modalità con cui noi pensiamo agli anziani e forse ancora di più al contrario cambiare il modo in cui gli anziani pensano a se stessi, che poi è una delle dinamiche più importanti da tenere in considerazione, perché sono le dinamiche culturali quelle che in questo momento stanno diventando le dinamiche più dure possibili sulle quali ragionare. Dove sono andati a finire tutti questi progetti? Creano della rete, rete tra i vari soggetti. Questi progetti sono sempre basati sulla formazione continua, sull'aggiornamento professionale, sulla educazione all'utilizzo delle nuove tecnologie. La verità è che la maggior parte di questi progetti, non possiamo dirlo con chiarezza, ma questa è la mia sensazione, non hanno portato a granché. Perché? Perché una cosa sono le parole, una cosa sono i comportamenti reali delle persone. Allora, è molto facile dire facciamo rete organizzando una riunione. È molto più difficile fare in modo che questa rete diventi una rete effettivamente pratica, che può portare dei cambiamenti, che può portare un atteggiamento diverso o può far funzionare delle attività pratiche. Allo stesso modo è molto semplice parlare di formazione, ma poi la formazione ha una sua efficacia solamente nel momento in cui l'attore sa che cosa deve fare e formare, e non è così semplice, lo dico da formatore, non è così semplice soprattutto nei processi reali che hanno a che fare con la società vera, con appunto i processi economici. C'è una tale velocità di movimento e c'è anche il fatto che il formatore normalmente non è un esperto del campo in cui va a parlare. Io posso essere un esperto di sociologia o di nuove tecnologie, ma nel momento in cui mi espongo a dei lavoratori di un certo distretto industriale di una certa età, io devo prima di tutto capire quello che loro sanno, devo capire qual è la loro attualità, devo capire qual è ciò che a loro servirà effettivamente in quel momento imparare, devo capire qual è la loro motivazione e cercare di attivarla. E tutti questi processi sono molto difficili. Quindi questo per dire che la maggior parte dei progetti che sono stati iniziati in realtà già dagli anni 90, ma comunque sicuramente negli anni 2000 ne sono stati fatti molti di queste tipologie di attività, credo che abbiano prodotto non tanti effetti come era auspicabile attendersi. Quali sono le variabili? E poi passo a un caso più efficace, che è quello del polo dell'occhialeria di Belluno, che viene citato molto spesso come un esempio virtuoso in questo campo, dove ci sono delle dinamiche interessanti di rapporto tra i vari soggetti, lavoratori anziani da un lato, la necessità di lavoratori giovani dall'altro, le grandi industrie, insomma c'è una dinamica, vediamo quanto riuscirò a descrivere di questo caso. Ma prima di arrivare a questo caso del polo dell'occhialeria, vorrei sintetizzare quelli che sono gli elementi negativi che vanno a inficiare questo tipo di processi. Allora, il primo è il fattore culturale. Vi potrà sembrare assurdo, ma le persone anziane
diciamo sopra i 50 anni, per usare un'estensione alta in cui praticamente ci sono anch'io, sopra i 50 anni c'è una grande difficoltà, in Italia la avvertiamo ancora di più, sono state fatte molte ricerche su questo, una grande difficoltà ad accettare di avere bisogno o che sia utile esporsi a nuove attività di formazione. C'è un'idea di fondo per cui l'anziano è portatore della sua esperienza, è portatore di ciò che ha costruito nel tempo della sua vita, e questo tipo di dinamiche non possono essere cambiate o scalfite senza in qualche misura andare a una diminuzione, a diminuire quella che è la sua esperienza, quello che è il suo valore. Cioè, se io ho bisogno di apprendere ancora, vuol dire che non so abbastanza, vuol dire che non ho imparato abbastanza nel corso della mia vita. Questa vi potrà sembrare assurdo, ma è la prima variabile che va a creare dei problemi all'interno di questo tipo di attività e di progetti, perché è una cosa che un po' deriva dalle aziende e dal sistema, perché anche il sistema generale, amministrativo, politico, economico, che va a cercare di intervenire su queste cose, nella maggior parte dei casi quei progetti di cui vi parlavo che sono stati fatti in Italia assimilano il lavoratore anziano al lavoratore svantaggiato. Cioè abbiamo delle fasce di popolazione che hanno dei problemi, ci inseriamo anche il lavoratore anziano all'interno e in qualche modo a quel punto abbiamo creato una cornice dentro la quale possiamo svolgere delle attività in loro favore. Ora, benissimo le attività in loro favore, ma capite che considerare il lavoratore anziano un lavoratore svantaggiato, una persona svantaggiata, è di per sé stesso già il primo gradino della impossibilità, in un certo senso, di modificare quel paradigma per cui l'approfondimento, la formazione, la nuova apertura alle nuove tecnologie, il confronto con le generazioni più giovani di tipo fattivo, ecco, tutte queste dinamiche vanno a incagliarsi su questa problematica. Per quanto riguarda invece la problematica culturale, al di là degli aspetti economici, amministrativi, eccetera, è proprio la struttura culturale, non solo italiana, ma in Italia questa dinamica è particolarmente forte, per cui c'è una forte resistenza nei confronti di tutte queste dinamiche. Allora, queste sono le due variabili principali, poi ovviamente ce ne sono altre, se ci sarà un attimo di tempo per la discussione alla fine, io ho ancora 5 minuti in teoria per tenere la timetable giusta, magari possiamo approfondirne. Cosa vi volevo raccontare di questo polo degli occhiali di Belluno? Allora, innanzitutto è un grande polo, diciamo non è neanche un distretto, per questo viene chiamato polo, perché ha delle dinamiche differenti. Loro hanno avuto delle problematiche molto specifiche, si ritrovano con delle grandi aziende che stanno crescendo molto e che hanno bisogno di molta innovazione, di molta velocità e di dinamiche 4.0, di industria 4.0 come si diceva prima, cioè dove c'è un'integrazione molto forte di tutti i livelli, anche della digitalizzazione, non solo nella comunicazione, nella pubblicità, nel rapporto fra i lavoratori, ma anche proprio nel lavoro stesso che viene svolto e nel lavoro stesso che si dirige poi nella creazione del prodotto. In questo tipo di polo loro hanno alcune specificità. Innanzitutto sono all'interno di un territorio che si sta spopolando e che quindi ha sempre meno giovani, quindi hanno un problema che non è il primo problema loro, non è quello di occuparsi dei lavoratori anziani portandoli a crescere, ma è proprio di trovare lavoratori giovani e ovviamente di formarli, perché è un tipo di lavoro che sempre di più si basa sull'elevata qualità del prodotto. Quindi il lavoratore anziano all'interno di questo polo è un lavoratore molto importante, perché è portatore di quella conoscenza che è necessaria per riuscire a produrre un prodotto di grande qualità. Ovviamente anche loro all'interno di questo territorio, che ripeto tende ad invecchiare, hanno dei problemi molto gravi nel cercare di portare queste generazioni più anziane di lavoratori a livelli di maggiore 4.0, ok? Scusate la velocità, cioè portarli innanzitutto ad aprirsi verso queste nuove tecnologie e secondariamente a comprendere e a accettare in qualche misura dei processi di formazione che abbiano questa tipologia di dinamiche come punto focale.
Cosa hanno fatto loro? Hanno usato anche loro delle parole, tutti usano delle parole per definire i progetti che hanno. E di cosa hanno parlato? Hanno parlato di ecosistema 4.0. Ok? Cioè hanno inserito quest'idea dell'industria 4.0 all'interno di un ecosistema che comprende tutte le dinamiche, tutte le variabili del loro territorio, ripeto, molto specifico, molto ricco da un lato, con dei prodotti di eccellenza da un lato, ma una concorrenza sempre più forte dai mercati asiatici, soprattutto sul livello basso di produzione, e quindi la necessità di focalizzarsi sempre di più sui prodotti innovativi, di focalizzarsi sempre di più sulla digitalizzazione e di andare verso questo 4.0, quindi una digitalizzazione che entra proprio all'interno del processo. Come hanno fatto a rendere pratico questi ecosistema 4.0? Con delle iniziative di formazione molto specifiche e molto mirate. Che tipo di formazione si sono ritrovati a fare? Si sono ritrovati a fare una forma di formazione basata sul pairing tra lavoratori giovani e lavoratori anziani. Cioè hanno mescolato obiettivi diversi all'interno dello stesso ecosistema, in questo caso informativo, basato sul digitale. Cioè hanno utilizzato delle attività di formazione che creavano dei gruppi, per parlare di queste dinamiche, ma quando si creano dei gruppi di persone che lavorano per un obiettivo comune, crea un meccanismo di uniformizzazione delle conoscenze, cioè tradotto. Se un formatore, un docente viene e mi dice una cosa è così, io metto in discussione questa cosa, mi domando è vero, non sarà vero, questo formatore è bravo o meno, boh. Quando io mi ritrovo all'interno di un gruppo in cui sto lavorando, gli altri membri del gruppo non sono outgroup, non sono qualcuno che mi arriva dall'alto, è un qualcuno con cui io sto collaborando. E quando vedo che qualcuno di questi membri del gruppo ha un determinato tipo di skill, ha un determinato tipo di conoscenza, scatta abbastanza automaticamente, per come sono le dinamiche formative di gruppo, una grande attenzione, maggiore rispetto a quella della persona che ti parla dal piedistallo, ma anche una volontà di raggiungere, perché ognuno di noi nel momento in cui vede che qualcuno vicino a lui ha una competenza, una conoscenza, un'abilità che io non ho, beh, si tratta di un meccanismo emulativo. Allora, hanno creato delle attività di formazione in cui, da un lato, l'obiettivo dichiarato prima di tutto era quello di utilizzare l'esperienza dei lavoratori anziani per formare i lavoratori giovani. Quindi siamo qui in questo spazio informativo perché i lavoratori anziani all'interno di questo gruppo devono trasferire a voi determinate conoscenze che vi servono per poter imparare a produrre bene come hanno prodotto loro, creando il successo di questo distretto e di questo polo nei decenni. In realtà l'obiettivo formativo è molto più ampio, perché nel momento in cui il lavoratore anziano si trova responsabilizzato di fronte alla necessità di insegnare il suo skill, ok, innanzitutto ha un livello di motivazione molto più alto. Secondariamente viene esposto alla necessità dell'utilizzo di queste benedette nuove tecnologie e viene esposto alla necessità di integrare quelle che sono le sue conoscenze a quello che è il cambiamento che sta avvenendo all'interno delle aziende. Cioè, in pratica, per dirlo in altre parole, loro sono riusciti a creare, vedremo gli effetti nel corso degli anni, è molto difficile capire l'impatto di tutti i progetti che si realizzano nel mondo, anche se l'esperienza di c'è che molti progetti che insistono su un determinato obiettivo, non so quali progetti saranno più efficaci, non so quali meno, però alla fine un cambiamento di qualche tipo nella direzione auspicata normalmente c'è. Quindi, tra tutti questi progetti che sono stati messi in atto, questo progetto del polo tecnologico, del polo degli occhiali di Belluno, ve lo volevo citare perché ha cercato consapevolmente di sorpassare quelle barriere di cui parlavamo prima, la rete che è solo parole, la scarsa volontà da parte delle persone anziane, soprattutto ma non solo, di esporsi a progetti di formazione o di cambiare le proprie dinamiche e tante altre variabili più di dettaglio che potrei citare. Il superamento di queste variabili negative è stato ottenuto attraverso la creazione di una situazione in cui effettivamente il lavoratore anziano diventa protagonista del processo.
se volete, anche un po' con una finzione un po' falsa, ok? Perché forse uno degli obiettivi principali di creare queste finestre di formazione digitale o comunque tecnologica che mettesse insieme diverse generazioni era più rivolto agli anziani che ai giovani, perché ripeto che in quel territorio e per la qualità dei prodotti il lavoratore anziano è molto importante. Ma il fatto di responsabilizzarlo attraverso una dinamica di questo tipo ha creato un meccanismo che secondo me è assolutamente replicabile e auspicabile che venga replicato, perché nel momento in cui si va a parlare di formazione bisogna ricordarsi che la formazione che discende da un piedistallo verso il basso è qualcosa che sta diventando sempre più vecchio e nel mondo di adesso è molto molto difficilmente accettabile. I lavoratori anziani in generale, le persone anziane lo accettano con molta difficoltà. Allora, sono le 17:48, io in realtà avrei tante cose di cui parlare. Concludo con questa cosa qui, sempre nel nostro distretto dell'occhiale, loro stanno sviluppando un programma che hanno chiamato delle infrastrutture cognitive, ok? Che è un programma integrato e che secondo me, vi dico i punti che lo compongono e forse magari ci può fare una mappa che può tornare utile per il futuro. Da un lato formazione professionale, ok? Due, ricerca, e non solo nel campo del prodotto, ma anche nel campo di quella ergonomia sociale di cui si parlava prima, il termine ingegneria sociale non mi piace. Tre, alta formazione, nel loro caso sul design e sullo stile, ok? Quattro, formazione informatica e gestionale. Cinque, formazione continua, quindi processi di apprendimento. Sei, solo sei, formazione finalizzata alla ricollocazione dei lavoratori. Non perché sia meno importante, ma perché effettivamente in una logica dell'importanza è implausibile, per come leggo la società, pensare di partire dai dettagli. Quando tu hai un problema specifico nel settore X1, non puoi risolverlo andando ad aggredire solamente il settore specifico X1. Devi allargare il campo, devi allargare lo sguardo e devi ragionare in termini più ampi con un elenco di variabili molto importanti, dove le variabili culturali, quella cosa che non piace a nessuno e che sembra molto vuota, insomma la parola cultura, le variabili culturali stanno diventando le variabili fondamentali del nostro tempo. Nicola. Ti ringrazio anche per, così secondo me, già avere creato un ponte per gli ultimi minuti, in maniera se ci fosse qualche domanda da parte del pubblico, la possiamo fare adesso, o altrimenti invito, tanto giustamente grazie Anna che ti sei resa visibile, anche tutti gli altri relatori, così siamo qui, magari invitiamo, perché io una domanda per Anna ce l'ho in realtà. Ovviamente sappiate che l'università è pubblica, per cui se voi, spinti magari dalla curiosità del momento, volete riflettere anche su quello che abbiamo detto, se ci mandate poi una mail, io sono Nicola Strizza, Anna Zilli, Antonella Pocecco, Simone Carlo, via Google trovate sicuramente la nostra. Ecco, abbiamo una domanda. Allora io la rivolgo. 4. Esiste un ruolo fondamentale degli enti bilaterali in questo punto di domanda? Immagino se questo, essendo ecco, sia riferito proprio all'intervento di quello che diceva Claudio. Se, ecco. Se la domanda è per me, penso che forse Anna possa rispondere in realtà meglio di me, ma ce ne sono tantissimi e nessuno al tempo stesso, proprio perché la problematica non è tanto quella di decidere programmaticamente di fare una cosa assieme o di creare delle situazioni organizzate in cui si mettono insieme diversi interessi, ma creare delle condizioni in cui effettivamente questo tipo di meccanismo diventa pratico. E questo tipo di meccanismo diventa pratico nel momento in cui poi ci si trova, secondo la mia esperienza, a programmare delle iniziative effettive e soprattutto quando c'è un forte coinvolgimento del
l'utente finale, mi verrebbe da dire, che in questo caso sono da un lato i datori di lavoro, dall'altro i lavoratori anziani, dall'altro i lavoratori tutti o comunque chiunque è interessato alla dinamica sociale della quale si sta parlando. Ho dato una risposta senza risposta, in realtà, ripeto, ci sono molte cose e al tempo stesso poche. Se qualcuno dei relatori vuole inserirsi in questa risposta... Credo che il tema degli enti bilaterali sia un tema molto interessante e per chi non fosse del mestiere ricordo che gli enti bilaterali sono quei soggetti costruiti con delle rappresentazioni di pari peso di lavoratori e datori di lavoro e sono normalmente previsti dai contratti collettivi. Noi li conosciamo da tempo, da lunghissimo tempo, ma in particolare sono stati formalizzati una ventina di anni fa. L'idea qual è? Che se c'è una stanza, una camera di discussione già definita fra le parti, qual è quella dell'ente bilaterale, poi non serve litigare quando si va a fare il contratto collettivo. L'ente bilaterale promuove l'occupazione di qualità, fra le altre cose. Quindi certamente gli enti bilaterali sono uno dei soggetti a cui io penso quando dico bisogna fare ergonomia del lavoro, non solo sul luogo di lavoro, e allo stesso tempo, quando pensiamo alla pubblica amministrazione, il nostro ente bilaterale è il CUG. Noi abbiamo già nel Comitato Unico di Garanzia la compensazione fra tutte le parti, per cui ci sono gli strumenti, bisogna sempre farli lavorare, questo dipende dalle persone. Ecco, io approfitto, vedo, più che altro ci sono osservazioni che tutti, non serve che leggo perché li condividiamo, magari anche così per coinvolgere un po', diciamo, chi ci sono. Io sono curioso perché sullo sfondo Anna ha scritto laboratorio. Lavoro. Ah, io direi, se non vedo altre domande, magari chiudiamo anche con... Se vuoi, cos'è il laboratorio lavoro? Ti faccio questa domanda. Ah, grazie. Ti ringrazio perché è anche un'occasione per il laboratorio di presentarsi. All'interno dei dipartimenti ci sono dei gruppi di ricerca. Il gruppo di ricerca al quale io afferisco è il laboratorio lavoro, che è una creatura delle professoresse Marina Brollo e Valeria Filì, in cui troviamo posto non solo io, giuslavorista, ma anche per esempio il collega Francesco Battista e tutti i giovani dottorandi, assegnisti, collaboratori di diritto del lavoro. Quello che noi facciamo è fare ricerca in ambito di diritto del lavoro a tutto tondo, quindi dal mercato alla previdenza, alle politiche di genere, e quelli che sono i nostri output sono vari, in particolare da noi sono nati il Mastermind, che è il Master in Inclusione delle Diversità, in cui collabora anche Claudio Melchior, che è qui di nuovo in mezzo a noi, e poi il nostro neonato, per cui sono appena diventata mamma di nuovo, il nostro neonato è Equal, il primo portale sul diritto antidiscriminatorio. E su questo tema direi andremo a spenderci nei prossimi anni. E in quale contesto? Proprio in quello di cui abbiamo parlato oggi, nell'idea che lavorare bene fa bene a tutti, proteggere i lavoratori discriminati con delle politiche di inclusione che iniziano quando si può lavorare è il senso un po' del nostro lavoro. Guarda, io ti ringrazio, veramente interessante, soprattutto perché in questi percorsi cerchiamo di essere proprio transdisciplinari, che significa cercare una metodologia comune, non soltanto mettere i saperi insieme, ma costruire anche una metodologia. Questa è la differenza tra inter e transdisciplinarità. E io credo che oggi veramente abbiamo avuto un grande esempio, parole importantissime che è piaciuta credo anche agli altri sociologi, da quello che ho capito, ergonomia sociale anziché ingegneria sociale. A questo punto veramente un grande grazie ovviamente allo Sprono di Tel, Fili, alla grande operosità di Missana, ai relatori, a Simone Carlo, Antonella Pocecco, Anna Zilli e Claudio Melchior. Io veramente vi ringrazio per questa
bella opportunità, sono due ore che veramente sono volate, penso che questo è anche un significato, diciamo, dell'importanza e della grande attenzione che questi argomenti generano. Io credo proprio nella questo, la consapevolezza, cioè noi, ripeto, questo momento storico sappiamo che lo stiamo vivendo, abbiamo tanti strumenti per codificarlo, per in qualche maniera governarlo, tra cui anche ovviamente il diritto, e tante riflessioni per poi, attraverso tutti i momenti formativi delineati giustamente da Claudio, per creare una diffusione di questa consapevolezza e quindi riuscire a fare quella che diceva Everett Rogers, la massa critica degli innovatori, per aver preso su questo periodo storico caratterizzato da un'innovazione, quella dell'industria 4.0. E grazie, sono sempre momenti tristi in cui bisogna cliccare l'abbandona perché poi cade giù, io sempre ho questa cosa, non è l'autodistruzione, ma vi ringrazio veramente tutti per questa opportunità. Grazie Inail, anche perché è ovviamente la base importante questa opportunità. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.